La Grecia, il cui nome ufficiale è Repubblica Ellenica, è uno Stato membro dell'Unione Europea situato nell'Europa meridionale, il cui territorio coincide in gran parte con l'estremo lembo sud della penisola balcanica. Confina a nord con Albania, Macedonia e Bulgaria, oltre che con la Turchia a nord-est. È bagnata da Mare Egeo e Mar Ionio. Più di un quarto della sua superficie totale è composta da oltre 6.000 tra isole e isolotti, 227 delle quali sono abitate. La Grecia moderna affonda le sue radici nell'orizzonte storico-culturale della Grecia antica, considerata la culla della civiltà occidentale. È infatti la patria della democrazia, della filosofia, e dei giochi olimpici. La Grecia è un paese sviluppato, al 25° posto nella scala mondiale per indice di sviluppo umano. È uno dei 51 stati che nel 1945 hanno dato vita all'ONU. Entrata nell'Unione Europea nel 1981, quando allora c'era la CE, ha adottato l'euro con gli altri paesi nel 2002, è membro della NATO dal 1952, dell'OCSE dal 1961 e è membro fondatore dell'organizzazione della prima Olimpiade nel 1896 e dei giochi della 28ª Olimpiade nel 2004. La capitale della Grecia è Atene. Allora, per iniziare, cominciamo con l'Acropoli di Atene. L'Acropoli di Atene si trova in Grecia, è una superficie di 39.200 metri quadrati circa, e si può considerare la più rappresentativa delle Acropoli greche. È una rocca, spianata nella parte superiore, che si eleva di 156 metri sul livello del mare e si trova sopra la città di Atene. Il pianoro è largo 140 metri e lungo quasi 280. È anche conosciuta però come Cecropia, in onore del leggendario uomo serpente Cecrope, il primo re di Atene. L'Acropoli è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1987. Proprio nell'Acropoli di Atene si trova il Partenone, che risale all'antica Grecia ed è un tempio del V secolo a.C. in stile dorico e ionico. Il Partenone è un tempio greco dedicato alla dea Atena. Questo tempio è il più famoso reperto dell'antica Grecia, è stato lodato come la migliore realizzazione dell'architettura greca classica e le sue decorazioni sono considerate alcune dei più grandi elementi dell'arte greca. Il Partenone è un simbolo duraturo dell'antica Grecia e della democrazia ateniese e rappresenta senz'altro uno dei più grandi monumenti culturali del mondo. Il Tempio di Efesto. Il Tempio di Efesto è un tempio greco situato ad Atene, poco sopra l'antica agorà. È in stile dorico e risale al V secolo a.C. È uno dei templi dorici meglio conservati al mondo, pur essendo meno noto del vicino Partenone. Il tempio è conosciuto anche come Teseion, perché ritenuto per sbaglio in epoca bizantina e anche da alcuni studiosi dell'Ottocento, in luogo di sepoltura di Teseo. Dal VII secolo fino al 1834 fu utilizzato come chiesa di San Giorgio a Kamates. Cnosso è il più importante sito archeologico dell'età del bronzo di Creta. Sorge nella parte centrale dell'isola di Creta, a 6 km dal mare e a 5 km da Heraklion, sul fiume Katsaba, antico Kairatos. Fu un importante centro della civiltà minoica, che era la civiltà cretese dell'età del bronzo. Il palazzo di Cnosso è legato ad antichi miti della Grecia classica, come Minosse e il labirinto costruito da Dedalo, e quello di Teseo e il Minotauro. Lo stadio Panathinaiko si trova in Grecia, ad Atene, ed ha circa 80.000 posti a sedere. Si tratta dell'unico grande stadio del mondo costruito interamente con marmo pentelico, proveniente dal monte Pentelico. Questo monte possiede un marmo che, esposto al sole, brilla particolarmente, e il sole gli fa spiccare una leggera colorazione dorata. Lo stadio è inoltre famoso per aver ospitato gli eventi principali de dei giochi della prima Olimpiade, dei giochi olimpici intermedi ed alcuni eventi dei giochi della 28ª Olimpiade. Nell'antichità ospitò i giochi panatenaici in onore della dea Atena, protettrice della capitale greca. Sono
Durante l'età classica lo stadio aveva i posti a sedere in legno, ma venne rinnovato con il marmo del Monte Pentelico, dell'Arconte Licurgo, nel 329 a.C. Nel 1400 a.C. fu ampliato da Erode Attico, raggiungendo i 50.000 posti. La Polonia, ufficialmente Repubblica di Polonia, è uno Stato membro dell'Unione Europea, della NATO e dell'ONU. La Polonia è situata nell'Europa centrale, ha una popolazione di 38.485.779 abitanti circa e una superficie di 312.679 km². La città principale, nonché la capitale, è Varsavia. Confina a ovest con la Germania, a sud con la Repubblica Ceca e la Slovacchia, a est con l'Ucraina e la Bielorussia, a nord-est con la Lituania e con la Russia e a nord è bagnata dal Mar Baltico. Lo Stato polacco ha una storia lunga più di un millennio. Nel XVI secolo, sotto la dinastia dei Jagelloni, specialmente sotto Gian III, Sobieski, era uno dei paesi europei più potenti e influenti, per poi cessare di esistere per 123 anni, in quanto spartita tra Russia, Austria e Prussia. L'indipendenza venne riguadagnata però nel 1918, in seguito alla Prima Guerra Mondiale, come seconda Repubblica di Polonia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale divenne uno stato satellite dell'Unione Sovietica, conosciuto come Repubblica Popolare Polacca. Nel 1989 le prime elezioni parzialmente libere dopo la Seconda Guerra Mondiale si conclusero con il Movimento per la Libertà, che vinse contro il Partito Comunista. Il 12 marzo 1999 la Polonia è stata ammessa alla NATO e l'ingresso nell'Unione Europea è avvenuto il 1 maggio del 2004. Fa inoltre parte degli accordi di Schengen. Il castello di Wawel, è un edificio di Cracovia, in Polonia, posto sulla collina di Wawel, appunto. Il 19 aprile del 1940, al castello di Wawel, i nazionalisti dell'OUN di Stefan Bandera dichiararono la loro fedeltà al Terzo Reich, davanti al governatore generale della Polonia. Hans Frank, in segno della loro buona fede, offrì 38 campane, delle chiese, alle fonderie tedesche. Oggi è occupato per lo più da collezioni d'arte statali. La miniera di sale di Wieliczka è situata nella città di Wieliczka, appunto, nell'area metropolitana di Cracovia, in Polonia. È stata utilizzata per l'estrazione del sale dall'VIII secolo al 1996. Essendo iscritta alla lista dell'UNESCO, è uno dei più popolari siti turistici polacchi. Ogni anno, pensate, è visitata da oltre 1 milione di turisti. Il campo di concentramento di Auschwitz fu uno dei tre campi principali che formavano il complesso concentrazionario situato nelle vicinanze di Auschwitz, in Polonia. Facevano parte del complesso anche il campo di sterminio di Birkenau e di Monowitz e di restanti 45 sottocampi costruiti durante l'occupazione tedesca della Polonia. Il complesso dei campi di Auschwitz svolse un ruolo fondamentale nei progetti di soluzione finale del problema ebraico, eufemismo con il quale i nazisti indicarono lo sterminio degli ebrei, divenendo rapidamente il più grande ed efficiente centro di sterminio nazista. Auschwitz nell'immaginario collettivo è diventato il simbolo universale dell'Ager. Dal 1979 ciò che resta di quel luogo è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ed è visitabile dal pubblico. Da quel momento la denominazione ufficiale del complesso di Auschwitz è basata sulla formula approvata dall'UNESCO: Auschwitz-Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp. Il castello di Malbork, venne costituito dall'ordine teutonico come un Ondersburg, cui venne, dato il nome di Marienburg. La città che vi crebbe attorno assunse lo stesso nome, oggi denota Malbork, e appartenente alla Polonia. Costruito per ordine di Siegfried von Voigtwadent, il castello di Malbork è situato sulla sponda sud-orientale del fiume Nogat e quindi accessibile alle navi mercantili e alle chiatte. Esso era inizialmente un convento, poi trasformato in un castello a tutti gli effetti.
Il castello di Malbork è costituito da tre parti: il castello alto, cioè l'ex convento, il castello medio con le abitazioni degli inservienti e alcuni servizi, e il castello basso nel quale vi era il Carvan, uno spaccio di armi di ogni genere. Durante la guerra dei 13 anni, molte stanze del castello si riempirono di armi varie da utilizzare contro un'eventuale invasione. Il castello ritrovò tuttavia le sue funzioni originali con la dominazione polacca. Il castello, che al proprio interno ospita anche un museo, è un classico esempio di fortezza medievale. È il più grande castello del mondo, costruito in mattoni. In generale, l'edificio in mattoni più grande mai costruito dall'uomo. È uno dei più imponenti dell'Europa. Il castello e il suo museo fanno parte di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO sin dal dicembre del 1997. Il Castello Reale di Varsavia è il palazzo reale e residenza ufficiale dei monarchi polacchi. L'ufficio personale del re, come gli uffici amministrativi della Corte Reale della Polonia, si trovarono nel palazzo fino alle spartizioni della Polonia. Tra il 1926 e la Seconda Guerra Mondiale, il castello fu sede del presidente della Polonia. Si trova nella piazza del castello, all'ingresso della città vecchia. Il Museo dell'Aviazione Polacca è un importante museo di velivoli storici e motori aeronautici situato a Cracovia, in Polonia. Sorge sul sito dell'aeroporto abbandonato di Rakowice. Con la sua collezione di oltre 200 velivoli, tra cui alianti e oltre 100 motori aeronautici, risulta tra i più importanti musei mondiali del settore. Anche se sono diversi i velivoli esposti in fase iniziale di restauro, il museo annoverà tra le sue strutture esemplari rimasti, gli unici a livello mondiale. Il museo inoltre ospita una vasta libreria e archivi fotografici dedicati all'aeronautica nazionale e mondiale. I Monti Tatra, detti anche semplicemente Tatra, sono una catena montuosa al confine tra Polonia e Slovacchia e rappresentano la parte più alta dei Carpazi. La maggior parte dei picchi più alti della catena sono situati in Slovacchia, mentre i più grandi laghi di montagna si trovano in Polonia. La più alta cima dei Tatra, situata a 2655 metri, è Gerlachovsky, in Slovacchia, mentre Risi, a 2499 metri, è la più alta cima polacca, situata sul confine Polonia-Slovacchia. La Repubblica Ceca è uno Stato membro dell'Unione Europea, situato nell'Europa centrale. Confina a sud-est con la Slovacchia, a sud con l'Austria, a ovest con la Germania e a nord con la Polonia. È uno Stato senza sbocco al mare. La sua capitale è Praga. È formata storicamente da tre grandi regioni: Boemia, Moravia, Slesia. La Repubblica Ceca è nata assieme alla Slovacchia il 1 gennaio 1993 dalla pacifica scissione della Cecoslovacchia, che già dal 1990 aveva assunto il nome di Repubblica Federativa Ceca e Slovacca. La Repubblica Ceca fa parte della NATO. La Repubblica Ceca è inoltre uno dei paesi più sicuri al mondo, secondo il Global Peace Index 2015. Il Castello di Praga. Fondato nel IX secolo, il castello fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del Sacro Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il castello sono custoditi i gioielli della corona boema, con 570 metri di lunghezza e 130 di larghezza media. È considerata la più grande fortezza medievale a corpo unico del mondo. All'interno del complesso si trovano la Cattedrale di Praga, il Convento di San Giorgio, la Basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e le gallerie di pittura rinascimentale e barocca. Con una superficie di quasi 70.000 metri quadrati, è il più grande castello antico del mondo. La zona dei dintorni del castello prende il nome di Radkani, o quartiere castello. L'orologio astronomico di Praga. L'orologio astronomico di Praga, è un orologio astronomico medievale situato nella città di Praga, capitale della Repubblica Ceca.
L'orologio è montato sul lato del municipio della Città Vecchia, nella piazza della Città Vecchia, ed è una delle più importanti attrazioni turistiche della città. Il meccanismo è composto da tre elementi principali: il quadrante astronomico, sul quale, oltre all'ora, sono rappresentate le posizioni in cielo del Sole e della Luna, insieme ad altre informazioni astronomiche. Il corteo degli Apostoli, un meccanismo che allo scoccare di ogni ora mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli, e un quadrante inferiore composto da 12 medaglioni raffiguranti i mesi dell'anno. Il Museo Nazionale della Tecnica di Praga. Nel Museo Nazionale della Tecnica di Praga vengono mostrate curiosità scientifiche relative all'acustica e all'astronomia, al trasporto e alla misurazione del tempo. I visitatori possono anche partecipare a dimostrazioni ed esperimenti interattivi. Il Museo Nazionale della Tecnica di Praga è il più grande museo dedicato alla scienza e alla tecnica in tutta la Repubblica Ceca, nonché uno dei più importanti presenti in Europa. Riaperto di recente, dopo 4 anni di restauro e ristrutturazione dell'edificio, il Museo della Tecnica è tornato ad essere fin dalla sua riapertura una meta di forte richiamo per tutti gli appassionati di veicoli d'epoca. Il Teatro Nazionale di Praga è il più famoso teatro d'opera boemo ed è considerato monumento nazionale della Repubblica Ceca, nella parte annessa del più antico teatro degli Stati. Furono messi in scena per la prima volta nel 1787 il Don Giovanni e nel 1791 la Clemenza di Tito, capolavori operistici di Mozart. La Sinagoga Spagnola. Questa sinagoga, la più nuova del ghetto di Praga, si regge sulle fondamenta della più antica, la Scuola Vecchia, o Azul, che era geograficamente un po' separata dalla comunità della Sinagoga Vecchia. Dopo la sua demolizione nel 1867, al suo posto nacque un nuovo edificio, progetto in stile moresco, da Ughnach Ullmann, sia all'esterno che all'interno, con i ricchi stucchi che decorano le pareti e le volte dorate, richiamano molto l'Alhambra spagnola di Granada. E proprio questa caratteristica ha preso il nome di Sinagoga Spagnola. La sinagoga, in passato chiusa ai non ebrei, è divenuta visitabile, compresa la collezione di oggetti appartenuti ai famosi ebrei ciechi dall'illuminismo ai nostri giorni. Dopo il 1994, la sinagoga serve la comunità ebrea aperta Beit Praha, di orientazione conservativa. L'Ungheria. L'Ungheria è uno Stato membro dell'Unione Europea, costituito come Repubblica, situato nell'Europa centro-orientale e nella pianura pannonica. La lingua ufficiale è l'ungherese. Confina a nord con la Slovacchia, ad est con l'Ucraina e la Romania, a sud con la Serbia e la Croazia e ad ovest con l'Austria e la Slovenia. Si tratta di uno Stato senza sbocco al mare. La capitale e città principale è Budapest. Repubblica parlamentare. L'attuale presidente della Repubblica è János Áder e il primo ministro è Viktor Orbán. L'Ungheria è membro dell'OCSE, del gruppo di Visegrad e dell'Unione Europea, il cui ingresso è avvenuto il 1 maggio 2004, oltre ad aver firmato gli accordi di Schengen. Il castello di Buda. Il castello di Buda, in passato venne chiamato anche Palazzo Reale e Castello Reale. Venne costruito sul lato sud della collina, vicino al vecchio, distretto del castello, famoso per lo stile barocco medievale, per le case ed edifici pubblici del XIX secolo. È collocato a Piazza Adam Clark e dal Ponte delle Catene, per mezzo della funicolare del castello di Budapest. Il castello di Buda, è stato inserito dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità nel 1987. Il Parlamento di Budapest. Il Parlamento di Budapest è il simbolo della città ungherese.
ed una delle mete turistiche più famose del paese. Si trova sulla sponda del Danubio, dalla parte di Pest. Si tratta di un classico esempio di architettura neogotica, ma a sviluppo orizzontale ed integrata da elementi architettonici di altri stili. Il lago di Velenz. Il lago di Velenz si trova in Ungheria, a circa 50 km a sud-ovest di Budapest. Con i suoi 26 km di superficie, è il quarto lago ungherese, il terzo fra quelli naturali. Il lago, per la sua vicinanza con Budapest, è una frequentata località di vacanze. Il lago di Velenz si trova nella regione del Transdanubio, ai piedi delle montagne di Velenz, che insieme ai monti Baconi e dalle colline di Vertes formano le montagne del Transdanubio.